Ciao a tutti, io sono RiccoKun ed eccoci tornati su Quake, un let's play che a quanto pare continuerò quando cacchio mi pare ogni tantissimo. Ed eravamo arrivati in questo livello che io pensavo fosse il secondo mondo. Invece non è il secondo mondo, è sempre il primo, però è tipo l'ultimo livello prima del boss. Mi sono un po' informato, adesso sono un pochino più. Oddio, non mi ricordo più come si gioca però. Ecco, morirò. E sì, son morto, sono morto. Ok, dunque mi sono informato, però non mi ricordo un cacchio di come si gioca, quindi le buscherò malissimo. Tipo, qua c'è già un pugio di merda. Dietro ci saranno, ecco. Come sono supposto di passarlo sto livello, scusatemi. E se non gli faccio un cazzo di danno, non mi ricordo nemmeno come si cambia arma. Ah, ok, con i tasti. Ha senso. Allora, questa è l'arma più forte del gioco, più o meno. Poi, questo è il rocket launcher, credo che userò questo per farmi strada qua in mezzo. No, perché in sto gioco c'è un range della Madonna, l'esplosione. Ecco, ok. Qua dietro c'è un altro pugio di merda. No, l'ho ucciso. Oh, mi curo. Tu schianti, per favore. Grazie mille. Ok, poi gli episodi li farò leggermente più corti, visto che l'ultima volta sono venuti di 45 minuti. Non so se questi sono tipo dei. Dei pulsanti che devo colpire. No, ok. Quindi credo che lo farò tipo massimo di 25, così un video abbastanza guardabile, perché 45 minuti ci mette anche troppo a renderizzare e caricare. Quindi farò un video un po' più corto della volta scorsa. Cosa devo fare? No, 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 vai a cagare. Ok, non mi ricordo i checkpoint. Ah, non c'erano i checkpoint, giusto? Se muoio devo rifarmi tutto il livello, giustamente. E Dio bono! Sti cosi, c'hanno troppa vita, sti pugge di merda. Ok, poi, nel periodo lunghissimo fra la prima parte e la seconda parte che sto registrando ora, è uscito Quake Live su Steam, che io non giocavo da anni, più o meno. Ed è stata un'esperienza molto addicting, perché. Addicting. Perché. Mi mancava giocare a Quake Live. È bellissimo quel gioco. Ed è per quello che mi sono avvicinato a Quake, per quello che ho anche giocato a Quake 1, e per quello che sto facendo questo let's play, altrimenti non lo starei facendo se non fosse per Quake Live. Questo livello è abbastanza confusionario, non capisco dove devo andare, non capisco. You need the gold rune key, che credo sia quella cosa. Che è sospesa sopra un mare di lava. Oh, questo lo devo premere. Succederà qualcosa di qua, infatti. Come al solito, la cosa peggiore di questo gioco è alzare e abbassare la visuale. Perché presumo che. Ostia! Ok. Qua mi stanno bombardando. Devo andare di. Alzo la visuale! Bene, però. Ecco, questo è un parto. Non si può vedere sto modo di giocare con la visuale alzata. Se almeno mi mettessi i nemici tutti sullo stesso piano, sarebbe decente. Ok, qua lui per qualche ragione ha mancato il colpo, perfetto. Adesso, teoricamente dobbiamo andare di qua. Si potevano anche balzare quei due nemici, mi sa. No, 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 no! Oddio, che fastidio! Ok. Qua si è chiuso! No, non si è chiuso! Mi sta venendo addosso! Ok, sono vivo. L'importante è questo. No, ok, li avrei dovuti uccidere lo stesso perché qua, poi ci devo passare. Bene, qua c'è un simbolo. No, non è un simbolo, è una colonna. Mi sa che ho preso il Mega Elf perché ho 143 di vita e stanno scendendo. Questo cos'è? Un teletrasporto normale che fa il rumore di Super Mario 64. Sì, quindi questo è l'ultimo livello del primo mondo, anche se non sembra assolutamente un livello del primo mondo, cioè mi sembra un fottuto livello di un altro mondo. E qua io come lo raggiungo quello? Ok, lì c'è una pedana che dovrà venire fuori teoricamente, però la devo far venire fuori perché non posso saltare dritto, se no muoio. E quindi ho giocato a Quake Live, sono molto più informato sulle armi e tutto quanto, quindi vi posso. Cioè. Non è proprio. Ah! No, no, che merda! Ostia, che cazzo! Sono finito in una posizione di punizione, a quanto pare. No, no, che palle! Ma quindi i mondi prossimi saranno molto più difficili, mi stai dicendo questo? Cioè, questo è il primo mondo.
Io le sto buscando come un animaletto. E sto giocando in normal, credo. Tipo, sì, in normal sto giocando. Andiamo così. Continuiamo a spammare senza. Ok, senza morire. Perfetto. Qua c'è vita. E qua, Nails. Ok, questo gioco è abbastanza permissivo comunque. Cioè, se comunque ci randellano i pugili, comunque poi possiamo recuperare vita. Quella porta. Oh! Cazzo, gli zombie. No, cosa sono? Scheletrini. Mi sa che sono gli zombie. Mi sa che si rialzano questi. Perché tutti i nemici melee nei giochi vecchi hanno anche armi ranged? Ostia. Di solito gli zombie sono nemici melee. Sì, mi sa che questi sono quelli che si rialzano. Qua devo andare avanti in fretta. E ovviamente non si chiude la porta dietro di me per impedire che mi colpiscano. Ok, però ho premuto l'interruttore, quindi posso tornare all'inizio, presumo. Quello è un teletrasporto che mi porta dove? All'inizio. Ok. Quindi adesso possiamo prendere la prima golden rune. Che? No, no, i lifestealer no. No, vaffanculo. Oh, ho trovato l'area segreta perché qua prima c'era il muro che mi veniva addosso. Che okay, ho trovato Super Nailgun e questi. No, i feti volanti no, però. E lì sotto cosa c'è? Teoricamente mi sa che lì sotto c'è un'altra area segreta perché questo è l'unico modo per arrivare lì. Lanciagranate com'era? Credo sia questo. Vabbè. Che mira, eh? Allora, ragazzi, io non ho una mira così brutta come ce l'ho in questo let's play, però dovete capire che mi sto muovendo con le freccette. Con Wild mi sto muovendo. Invece con le freccette decido dove sparare. Non è proprio semplice. Però adesso arriva il lifestealer. Io sto pronto ad accoglierli. Con la Super Nailgun, che è l'arma più forte del gioco, più o meno. Ok, perfetto. Perché fa un danno esagerato senza effetti collaterali, a differenza del lanciarazzi che uccidendo un nemico tipo ti togli mezza vita anche tu, a meno che non li sei a 7 km di distanza. E adesso ho una Golden Key! Ok, ne bastava una, pensavo ne servissero due visto che c'erano due simboli. Ok, il lanciagranate però è più gestibile perché una volta che spari hai sparato, indietreggi e il danno non ti prende. Invece il lanciarazzi ti disintegra perché non fai in tempo ad andare indietro, ostia. È troppo veloce. Ok, cosa succede qui? È una stanza super satanica, no? È peggio. C'è il boss qua, c'è il boss del primo mondo, là, come cazzo si chiama? Quello non è il boss del primo mondo, è un mini boss. Vedi Super Nailgun, spamma Super Nailgun. Ok, abbastanza gestibile quella Super Nailgun. Però ho. Ne ho ancora tanti di colpi, credo. Sì, sono quelli. Perfetto, allora ne ho ancora tanti di colpi. Oh, abbiamo finito il livello! Sì! Ok. Quindi quello là era un mini boss. Non è il boss del primo mondo, come pensavo nella parte scorsa. Quello era un fottuto mini boss. Quindi adesso andiamo dal vero boss del primo mondo. Ecco, questo qua. Sì, ok. Questa è decisamente un'arena. Sì, me l'ha detto un mio amico che ha giocato a Quake quando era piccola. E cos'è questo coso? È una runa, è quello il boss! Oh mio Dio, un diavolo gigante! Cristo! Cazzo, mi disintegra, ma gli sto facendo danno almeno con lo shotgun, non gli devo sparare per 3 ore. Non sarà tipo uno di quei boss in cui bisogna aspettare che faccia un certo attacco per randellarlo, perché se è così, a dir il vero è meglio, però. Preferirei di no. Anche perché. Ok, qua mi sa che è più comodo. Aspetta, cosa fa sto pulsante? Oh, ok, inizio a capire. Allora, mi sa che devo abbassare. Ok, perfettamente. Come pensavo. Abbasso i due cosi. E poi. Zam! Ok, e dovrò farlo per 3 volte se la mia licenza da videogioco è ancora effettiva. Allora, vai, abbassa. E zang. Quindi credo di non dover lì nemmeno sparare. Beh, è abbastanza semplice se è così, perché lui non mi colpisce mentre io corro in giro. Abbassa 2. Perché non ha funzionato? Zang. È morto, perfetto, 3 volte. Come tutti i boss. Easy. Era facilissimo. Era fottutamente facile questo boss. Sempre che sia finito. Beh, non penso che ci sia un cliffhanger da spiegare
seconda fase del boss. Credo di dover andare qua perché prima non c'era e abbiamo finito. Bene, se tu arrivi qua tipo con uno di vita, ti disintegri le gambe e muori. E abbiamo finito il primo mondo. Perfetto, questo boss era veramente facile, era facilissimo. Ah, mi ha dato le kill perché sarebbero i pezzi del boss. Ok, questa è proprio una cosa da gioco vecchio. Adoro questi particolari perché nei giochi nuovi non li troverai mai. Fighissimo. Ok, as the corpse of the monstrous entity. Quindi aspetta che leggo tutta la frase e poi vi dico. Cthon si chiamava sto tizio. Sì, insomma, quando il mostro qua torna nella lava, tu prendi la runa della terra magica Taigtli, che non mi ricordo cosa voglia dire. E ora che hai conquistato la dimensione del Doomed, del destinato male. Realm of Hurt Magic. You are ready to complete your task. Ok, sì, possiamo andare avanti, insomma. Sì, ma per quanto ne ha di sto testo, signori? Ok, non so per quanto ho registrato. This is the fourth episode of The Elder World. Your worst nightmare. Quindi non è questo. Dobbiamo andare. Qua. Sì, qua dobbiamo andare. Perché questo è il primo mondo. Che mi ha bloccato con un blocco proprio. Ma che cazzo? Questa cosa non me la spiego. Cioè, boh, ok. Quindi questo sarebbe il secondo mondo. This is the realm of the black magic. Castelli magici antichi e strane bestie avanti. Davanti. Qua avanti. Quindi iniziamo il secondo mondo. Direi che faccio un livello tanto per capire a che livello di difficoltà siamo. Ah, che figo, parto senza armi, quindi devo ricollezionarmi tutte le armi per ogni mondo. Mi piace sta cosa. Questo è un soldato, credo. Sì, un soldato. Perché ci sono i soldati e i lupi ancora, osteria? Dovrebbero esserci dei cavalieri scheletrici cazzosissimi, visto che siamo nel Realm of the Black Magic. Mi aspetto delle cose castellose, no? Beh, comunque, giocando a Quake Live mi accorgo che le armi sono sempre quelle. Di estetica cambia sempre. E questa cosa mi piace un sacco. Mi si è chiuso il muro dietro in modo da farmi. No, questo qua sta combattendo con qualcun altro. Però mi sta sui coglioni, quindi lo ammazzo. Eia! Ok, pensavo che c'erano dei colpi che venivano da dietro. E qua devo ammazzarli tutti? Beh, sembra una cosa abbastanza fattibile, visto che i loro colpi fanno cagare, a dir poco. Però mi tolgono la vita. Oh, minchia, stavo mirando quello dall'inizio, ho ammazzato tutti quelli intorno tranne lui. Adesso, you need the gold key card. Ho bisogno di una chiave d'oro in formato tessera. Ok, mi ricorda un sacco Doom questo livello, per ora. Mi ricorda un sacco il primo livello di Doom. Che orca miseria, basta, mi continua a chiudere le porte dietro con i nemici davanti. Cioè. Throw me more, game. Dai, nuotare è la cosa peggiore di questo gioco. Ok, qua c'è aria. Ma ho bisogno di aria. Sì, ho bisogno di aria, me lo ricordo. Dopo un po' inizia a perdere vita. Poi. No, sono tornato dove ero prima. Devo andare di qua. E qua ci siamo. You found a secret area, seriamente? Io stavo cercando la strada giusta, ho trovato una secret area. Che tra l'altro non ho nemmeno esplorato tutto, mi sa che c'era minimo un'altra arma. Invece io sono proprio uscito, I don't give a fuck. Era questa? Sì. Ok, no, c'era solo vita. Bella merda. E più avanti? Perché teoricamente qua. È un giro in tondo. Credo sia un giro in tondo sta parte. E come torno su? Per forza dalla secret area. Dalla secret area. Ritorniamo. Dove cazzo è? Eccola qua. Ok. Adesso. Andiamo qua. Che c'è armor. Oh, 100 di armor. Perfetto. Peccato che non ci sono i 35-25 secondi di respawn che ci sono su Quake Live. Vaffanculo. Il gioco me li mette apposta i nemici in alto perché è un disastro. Lo sanno anche loro che è un disastro mirare in alto. A meno che non hai un controller apposta per Quake, proprio
Questo controller esiste solo per giocare a Quake. E loro te lo vendono a parte, loro ci fanno i soldi. E tu senza quello sei nella merda come me. Perché quando troverò un livello veramente difficile, perché per ora credo di non aver trovato livelli difficili. Oh, un mega elf. Su Quake Live sono i cuori. Qua sono delle scatole giganti con una croce sopra. E cosa serve sto complesso di roba sott'acqua? Se tanto non c'è niente, c'è un tombino. Grazie. Credo di dover andare qua sotto, oppure una secret area. In ogni caso andiamoci. È un posto in cui sono già stato perché sto qua è morto. E qua pure. Mi perdo in sto livello perché non è lineare per un cazzo. Qua. E da dove sono iniziato? Da dove è iniziato? Ma che cazzo? Come ci sono arrivato? È un disastro sto livello, non capisco. Oh, e tra l'altro ho ancora solo lo shotgun, non riesco a trovare altre armi. Anche se i soldati usano tutti un'arma diversa dalla mia, ma il mio personaggio non è abbastanza intelligente per prendergliela. Guarda, sparano dei laser, quanto è figo. Aia, mi dovrei muovere però. Schiatta! Oh, posso saltare lassù? Probabilmente no, infatti. Comunque ho trovato la Golden Key Card, quindi possiamo procedere con il gioco. Qua in giro c'era una porta che richiedeva la Golden Key Card. Qua, perfetto. Abbiamo trovato la Nail Gun, ok. Quindi sì, dovremmo ricollezionarci tutte le armi che avevamo preso prima. Mi piace come cosa. Mi piace, in generale mi piacciono i giochi in cui ogni volta che fai qualcosa, o tipo rinizi la partita, rinizi il gioco, qualsiasi cosa, devi riprenderti tutto da capo e mi piace sta cosa. Tipo, che cazzo ne so, i roguelike mi piacciono moltissimo per questa cosa, perché ogni volta tu parti con cioè parti come hai partito, come sei partito dalla prima volta. E a seconda della tua bravura poi arrivi più in là. E questo mi piace. Sì, non è proprio applicabile a questa cosa di Quake, però mi piace il fatto di dover iniziare un mondo da capo, proprio da capo con tutte le cose da ricollezionare. Anziché avere già tutte le armi dal primo mondo e poi non dover più nemmeno pensarci a ricollezionarle. Ok, ora mi devo ricordare come ci si abbassa. Con Control sparo, perché sì. Sparo sia con E che con Control, che con tutti i tasti praticamente. E qua sì, penso di dovermi abbassare, quindi finché non troverò il modo di abbassarmi, saremo bloccati qui. Posso scrivere in chat? Sì, perché sì, posso scrivere in chat. Sto provando tutti i tasti, ragazzi, tutti i tasti. Ok, non importa, passeremo di qua, perché non mi devo abbassare. Fancula, muori. Vabbè, non mi abbasserò. Quell'armor balza perché non posso abbassarmi. Vita, vita, un cane satanico maledetto. Mi dispiace ammazzare i cani, però, cazzo, se mi vogliono ammazzare. Qua c'è un pulsante. Un'imboscata. Vabbè, ok, questo gioco è il capo delle imboscate. E mi riporta su perché sì. Dopo che mi hanno tolto tipo tutta la vita. Minchia, c'ho 28 di vita. Meno male che qua ci sono due cure. Sì, come vi ho detto, sto gioco è abbastanza permissivo. Cioè, se perdi tanta vita, comunque poi trovi subito il modo per refullarti. Sempre no, però spesso sì. Ok, quello cos'è? Cos'è sto piedistallo che mi ricorda. Ah, ok, è la fine del livello. No, mi mancava una kill ed ero perfetto poi. Mi sa che era tipo nell'ultima stanza che non ho cagato in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Ok, bene. Quindi sì, adesso credo che saremo nel vero centro del mondo, di questo mondo intendo. Ovvero, vedo che ci sono dei muri simili a. Infatti questo credo sia uno zombie. Sì, ok, adesso inizia il vero mondo 2. Perché prima c'erano soldati a caso, non si sa. Anche se il mondo si chiama Ancient Castles, lui mi butta dei soldati. Io avevo dei cavalieri zombie, infatti adesso sarò accontentato. E comunque ho notato adesso che in basso a destra vediamo tutte le rune che abbiamo collezionato, quindi credo che il gioco sia tipo incentrato sul collezionare quelle quattro rune e poi sarò figo e avrò vinto il mondo. Fino ad allora, ci vediamo. Ciao!